Uno dei fondatori della psicologia contemporanea, William James, scrive: le emozioni sono la risposta adattiva a un cambiamento interno o esterno percepito. Lo scrive nel 1985, nel 1895. Bene, questa è la definizione dal mio punto di vista più bella in ambito psicologico. Ovvero, noi abbiamo una risposta emozionale ogni qualvolta abbiamo uno stimolo che ci attiva, che può venire dal nostro interno o dal nostro esterno. E le emozioni sono il meccanismo adattivo che ci permette di gestire la realtà. Senza la paura, se io inciampo per le scale, cado. La paura mi permette di avere una risposta a millesimi di secondi che mi fa riprendere l'equilibrio. Quindi la paura non è solo quella che esasperata mi porta al panico e che devo temere e che devo sentire come negativa. La paura è l'emozione forse più importante che noi abbiamo. Il piacere, tutti siamo attratti, no? Anzi, tutti ci asserviamo dolcemente al piacere. Ma dovremmo anche pensare che il piacere è tra le quattro emozioni quello che ci seduce, ci travolge, ci sconvolge e che il più delle volte ci intrappola anche in patologie tra le più gravi. Il dolore, sapete, noi viviamo in una società dove il dolore deve essere assolutamente annullato perché è un'emozione negativa, una sensazione pericolosa. L'uomo moderno non vuole essere mai addolorato. Voi sapete che negli Stati Uniti la più importante droga degli ultimi 10 anni sono i farmaci painkillers, gli antidolorifici, sono diventati la droga più importante, che produce più mortalità della cocaina, del crack e dell'eroina sommate. E sta cominciando anche a arrivare da noi questo effetto. Ma il dolore ha una funzione fin dall'antichità taumaturgica, il dolore terapeutico. Se io attraverso il dolore ne vengo fuori fortificato. Uno degli autori che amo di più, Emil Cioran, scrive: il coraggio che manca ai più oggi è il coraggio di soffrire per cessare di soffrire. La rabbia è l'emozione più vituperata, urlando furioso, crea disgusto, crea rifiuto. Ma la rabbia, dovremmo ricordarci, dai primi studi a psicologia generale, che emerge quando il soggetto è in uno stato di frustrazione. Frustrazione vuol dire si crea una barriera tra ciò che vorrei tenere, i miei desideri, i miei bisogni e la loro realizzazione. E quindi ho una risposta aggressiva, che badate bene, può essere extrapunitiva o intrapunitiva. Quindi non è che abbiamo solo Orlando Furioso che uccide gli innocenti con la sua spada d'Urlindana, accecato dalla rabbia, ma abbiamo le persone che per la rabbia si corrodono dentro e si ammalano di disturbi somatoformi, come si dice oggi, le vecchie psicosomatizzazioni, o di altre forme di disturbo. Quindi queste quattro emozioni primarie sono quelle che veicolano il nostro modo di adattarci alla realtà. Ma soprattutto da un punto di vista pragmatico, quindi lo studio del cambiamento e di come gestire le emozioni, quello che è stato sperimentato è che se tu gestisci queste quattro, gestisci tutte le altre. E questa è la riprova che sono le quattro primarie. Se tu impari a gestire la paura, impari a gestire tutta una serie di emozioni secondarie e sociali che derivano da questa. Se tu impari a gestire il piacere, impari a gestire di nuovo tutta una serie di sensazioni, sentimenti, stati d'animo che vengono veicolati da questo. Se impari a gestire il dolore, la rabbia, la stessa cosa. Quindi fondamentalmente lo studio delle emozioni, da un punto di vista psicologico più avanzato, ci conduce ad avere una conoscenza semplificatoria che non è riduttiva. Il riduttivismo è quando tu, come avviene un po' nei modelli behavioristi,
nei modelli skinneriani, quando tu cerchi di frammentare un sistema complesso, conoscerne i pezzi e poi illudersi che rimettendoli insieme conosci il sistema. Si dimenticano che la somma delle parti non equivale al sistema, il sistema è molto di più della somma delle parti, quindi manca proprio una visione sistemica. Mentre la semplificazione è ciò che ci permette di gestire la complessità. Se io ho un sistema molto complesso, il modo per gestirlo deve essere semplice, perché se uso un modo complicato aumento la difficoltà, non la riduco. Da sempre l'arte, la tecnologia più avanzata è semplificatoria. Certo, è molto più difficile trovare soluzioni semplici che trovare soluzioni complicate, a quelle siamo bravi tutti. Trovare quella semplice che mi dà la svolta, che mi crea la via d'uscita o che in termini emozionali mi crea l'esperienza emozionale correttiva, quel momento in cui io provo quel qualcosa, cambio la mia percezione e cambio totalmente le mie reazioni.